Ciao a tutti da Veronica Pisano, cantante folk sarda. Voglio ricordarvi che oltre a questo canale ho altri 5 canali. Veronica Pisano, scritto anche in cirillico, musica tradizionale sarda con Veronica Pisano, ballo a casa con Veronica Pisano, interviste varie con Veronica Pisano, extraterrestri e altro con Veronica Pisano e questo canale Storia con Veronica Pisano. Ma ora veniamo al tema. Nella stanza un uomo è intento a scrivere, però non riusciamo a vedere distintamente la stanza e neppure sappiamo dove sia, in una casa privata, in un monastero o in un castello. Per il resto potrebbe trovarsi in una qualsiasi regione del nord-est della Francia. Forse qualcuno gli sta dettando il testo. O forse è solo. Certamente c'è della pergamena, fatta con pelle di pecora. C'è dell'inchiostro nerastro colorato con galla di quercia e una penna d'oca. Sono gli strumenti con cui sta scrivendo una storia. Una storia composta secondo la nuova moda. Un genere che alcuni chiamano romanzo. La parola francese è roman, vale a dire una storia narrata in romance. La lingua usata nella vita di ogni giorno, invece che in latino, la lingua colta, della scienza e della legge. Si tratta di un'opera di fantasia, di un conte, di un racconto. Inventare storie è una delle più antiche abilità acquisite dall'uomo. I passi più decisivi sulla scala dell'evoluzione. Un tempo i racconti erano sacri e magici. Ed erano costruiti attorno a eventi o imprese del passato. A quell'epoca, però, i racconti venivano ricordati a memoria e recitati. Ora, invece, le creazioni della fantasia vengono messe per iscritto nel momento stesso in cui sono composte. Era già accaduto prima, al tempo in cui erano fiorite le grandi civiltà di Roma e della Grecia. E anche nell'Impero d'Oriente, a Bisanzio, c'erano stati autori che avevano scritto i loro romanzi. Era dunque possibile immaginare e scrivere quasi simultaneamente. Ma quando si scriveva un racconto, ci si aspettava che fosse letto, forse ad alta voce o magari silenziosamente. Dagli scrittori dell'epoca, infatti, viene usata una frase: udire e leggere, il che lascia intendere che il pubblico potesse accostarsi alle loro opere in entrambi i modi. Il lettore vedeva il racconto scritto sulla pagina, l'uditore poteva solo stare ad ascoltare. Sulla pagina scritta le riflessioni della voce venivano sostituite da nuovi accorgimenti e da nuovi abbellimenti. Peraltro la lettura pubblica coesisteva con quella privata. William di Malmesbury ci racconta che il conte Robert di Gloucester occupava il tempo libero nella lettura o nell'ascoltare altri che leggevano, per lui ad alta voce. Per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo.